si occupa di dire molto spesso quello, questo sarebbe l'obiettivo comunque fisso, molto di quello che non viene detto dagli altri, sempre tra il serio e il faceto. Ringrazio come sempre Ugo Moreno in regia per il suo supporto. Ciao Ugo, se vuoi intervenire, ciao, siamo Marco. Aperti. Ti ringrazio. E ci mancherebbe altro, dovere e piacere. Questa sera non saluterò alcun personaggio noto, come invece faccio d'abitudine. Potrei salutare la notizia del terzogenito di William e Kate in Inghilterra. In arrivo, ovviamente, non è ancora arrivato. Potrei dire che Rosario Fiorello ha deciso di tornare praticamente allo spettacolo. Potrei semplicemente dire che le elezioni in Sicilia saranno il prossimo test per molti partiti e che Rosario Crocetta, l'attuale presidente della Giunta regionale siciliana, pare si ritirerà dalla competizione come gesto di responsabilità. Ce ne fossero più di persone in politica che facciano le cose, come dire, responsabilmente, ma a quanto pare non è un'abitudine molto diffusa, o quantomeno il concetto di responsabilità che non passa molto bene. Posso salutare, come dire, la memoria di Giulio Regeni, perché è, tra virgolette, riscoppiato il caso, anche dovuto al fatto che il nostro ministro degli esteri, Angelino Alfano, ha nominato, a quanto pare, nuovo ambasciatore, che mi pare il 14 settembre si insedierà nella sede egiziana, già che i rapporti con l'Egitto, per quanto tesi per la questione di Regeni e per tutto ciò che ancora dichiaro non c'è in questa faccenda, sono imprescindibili per il prossimo futuro. Bisognerà vedere in che senso, perché tirano anche venti di guerra in Nord Africa, sia nella tormentata Libia che anche in altre situazioni. Oh, per la miseria, questa mi era sfuggita. Oh sì. Ah, invece purtroppo sono costretto a salutare qualcuno. Sono costretto a salutare qualcuno perché mi era sfuggita questa cosa. Oggi è mancato l'attore Gastone Moschin. Qualcuno dirà: chi è Gastone Moschin? Beh, tanto per cominciare, io lo ricordo nel cast prestigiosissimo della serie di film, quasi un franchising direbbe qualcuno, filmografico, di Amici Miei. E attore, tra le altre cose, estremamente versatile, tendenzialmente un attore comico. Tra le altre cose, uno dei pochi attori che nella sua vita ha sposato un'unica donna e le è rimasto legato fino a oggi, data della sua scomparsa, che tra le altre cose non è stata ancora pubblicata in molti siti. E 88 anni, che dire, altro grandissimo interprete cinematografico e, diciamo, anche di telefilm. Ah sì, è proprio un'ultima ora, sì, adesso leggo ANSA. E che dire, anche lui viene doveroso ringraziarlo per le risate che ci ha strappato. Io ricordo una scena, per carità, forse blasfema, ma anche lì lo spirito del film era quello goliardico, quindi inutile fare dietrologie stupide. La scena in cui lui veniva crocefisso, perché stava rifacendo in chiave ironica la passione di Gesù Cristo. Ora, con tutto il rispetto per Gesù Cristo e per la religione cattolica, chiudiamo la parentesi dicendo che comunque la scena era divertente, benché vagamente blasfema. Detto questo, grazie Gastone per essere stato con noi, tra noi e per noi attore che ci ha strappato delle risate. Detto questo, proseguiamo con argomenti più seri. Io ringrazio comunque il pubblico che ogni tanto, interagendo, mi porta all'attenzione a determinate cose. Spero anche che dal pubblico si noti qualche piccolo errore che volutamente faccio ogni tanto e che spero venga notato. Perché? Perché mi piace che in questa trasmissione non si dicano semplicemente le cose giuste, come corretto sia,
ma ci sia anche un intervento da parte delle persone, perché vorrei che voi tutti la sentiste anche un po' vostra. Per cui invito chiunque a farmi delle segnalazioni su cosa vorrebbe sentire trattare in trasmissione e come, se ci sono degli spazi di curiosità che si possono aprire, ai quali ci possiamo aprire tutti quanti, e dare voce a cose, per l'appunto, che normalmente non vengono trattate. Fossero anche delle, come dire, degli approfondimenti sulle realtà locali, perché noi facciamo parte di un grandissimo territorio, non solo in termini dimensionali o non tanto in termini dimensionali, quanto di potenziale storico, artistico, e siamo una popolazione, noi italiani, quanto mai variegata, se mi permettete l'utilizzo del termine. La nostra storia è stata molto tormentata nel corso dei secoli, questo è innegabile, però va anche detto che tutto ciò ha portato a una grande ricchezza di contenuti che molto spesso non abbiamo la possibilità di far valere o di far passare effettivamente come motivo di, scusate il termine, leadership all'interno del mondo. Si parla semplicemente dell'italianità nella moda, nella creatività, ma mai di tutto ciò che la cultura italiana, fosse anche quella enogastronomica, non limitando semplicemente l'aspetto mangereccio, ma tutto ciò che c'è dietro, rappresentano nel, diciamo, nel nostro planisfera. E quindi se nel geode l'opinione degli italiani è quanto mai altalenante, credetemi, vale la pena essere orgogliosi di esserlo. Io ho avuto, come anche Ugo, tra parentesi, un'esperienza di lavoro all'estero, e quindi abbiamo, come dire, la possibilità di testimoniare quanto gli italiani, al di là di tutto, possano essere apprezzati all'estero, al di là di quelle che sono le dicerie e le nomee. E lo siamo anche sotto profili non sempre conosciuti, ivi incluso quello tecnologico. Noi siamo comunque degli avanguardisti. Poi bisogna vedere, entrando nel merito, in cosa siamo leader su scala mondiale e perché la cosa non emerga, o semplicemente perché emergano alcune leadership tecnologiche italiane nel mondo. Farò specifico riferimento, per esempio, nella giornata di oggi, all'industria aeronautica e alla cantieristica e anche agli sviluppi militari, perché oggi dovete sapere che dopo molto 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 tempo ho riacquistato una rivista che leggevo molto spesso. Mi ha colpito molto un titolo in prima pagina: gli F-35 italiani hanno un ritardo di 5 anni, i costi sono quasi raddoppiati e l'occupazione era sovrastimata, un'analisi della Corte dei Conti. Ripeto, quello che vi sto dicendo è preso pari pari dal testo della rivista, non è una mia invenzione, sto citando Aeronautica e Difesa numero 371 del settembre 2017 di Edizioni Monografie, ed è una rivista iperspecialistica per quanto riguarda l'aeronautica e con grandissimi riferimenti, ovviamente lo dice il nome stesso della rivista, anche alla difesa. Perché tengo tanto a parlare di questo argomento? Perché intanto è un argomento del quale non si parla quasi mai, se non proprio per qualche cenno. Compare e scompare a seconda di quanto e quando i politici di turno vogliono farsi belli, in un senso o nell'altro, cioè significa avversare o appoggiare la nostra industria bellica, perché motivo d'orgoglio, quando infatti possiamo dire sì, dal punto di vista tecnologico possa essere un orgoglio, ma sfortunatamente abbia molto spesso delle destinazioni d'uso non propriamente nobili, o quantomeno sposiamo poi delle cause non esattamente cariche di trasparenza. Quindi perché parlare anche di questo argomento? Perché molto semplicemente non se ne parla mai, come dicevo prima, e perché in questo momento in cui
nel globo terracqueo i conflitti sono quanto mai diffusi, sia che siano portati alla luce del sole, oggetto di cronaca, sia che non lo siano, e sono la maggior parte, tra parentesi, tipo mi avete sentito nominare tempo addietro anche la crisi qatarina, peraltro è di oggi una notizia che leggo da su Agenzia Nova, pare che per quanto riguarda il Qatar la Francia abbia nominato un inviato speciale per mediare in crisi diplomatica con altri paesi arabi. Ora, ci sarebbe molto da dire su questa cosa. Perché la Francia si è interessata a mediare la crisi diplomatica con altri paesi arabi? Perché la Francia continua sempre di più a costituire un duo con la Germania? Perché il presidente francese si è messo di traverso nella questione dei cantieri STX, che riguardano anche la nostra industria cantieristica, che è di tutto riguardo e rispetto? Sono queste le domande che io pongo, perché non voglio, ragazzi, fare la parte di quello che sa tutto, discute qualsiasi cosa perché è perennemente super informato su tutto. Certo, io invito tutti, come cerco di fare io, a tenersi più informati possibili, approfondire le notizie, selezionare quello che si legge, si sente, e quindi tutti i contenuti che possiamo reperire sia attraverso la carta stampata che attraverso il video, che soprattutto attraverso internet, dove circola di tutto, in bene e in male, onde potersi fare un'opinione la più scevra possibile da pregiudizi, ma soprattutto la più ricca di contenuti. Perché la direzione nella quale stiamo andando come mondo, ma soprattutto come nostra società, non è una direzione positiva. E faccio specifico riferimento in questo momento, creando un ponte ideale, alla situazione della Nord Corea. Mi avete anche sentito dire probabilmente che tutto questo teatrino della Nord Corea non è altro che proprio quello che ho detto, un teatrino. Al di là delle manie di grandezza del piccolo dittatore locale e capo più o meno indiscusso della comunità nordcoreana, che vede più pericoli negli altri di quanti in realtà ce ne siano, perché di fatto lui, secondo me, secondo la mia modestissima opinione, è più un motivo da utilizzare, oppure è, come dire, non un deterrente vero e proprio, per quanto abbia l'arma nucleare in funzionamento a quanto pare e in continuo progresso, ma quanto sia una sorta di burattino, ne sia lui conscio o meno, per poter giustificare determinate azioni, soprattutto ad opera degli Stati Uniti. Ora direte, ma tu ce l'hai a morte con gli Stati Uniti? No, non è così. Non è così perché c'è del buono in qualsiasi paese del mondo. Dovremmo imparare a scambiarci, e qua è anche un discorso di comunicazione, di capacità di trasmissione delle cose, dovremmo imparare per l'appunto a scambiarci le cose positive che ogni civiltà, ogni essere sociale, ogni paese nel mondo e ogni popolazione mondiale ha la possibilità di girare agli altri. È che normalmente si parla soltanto di mangiare e bere, si parla di turismo, ma si parla di turismo a livello superficiale, non si entra mai veramente nella storia, tranne qualche trasmissione specialistica dedicata al turismo, che comunque lo vede sempre dal punto di vista commerciale, più che dal punto di vista della cultura in sé. La cultura, ragazzi, è democrazia, la cultura è scambio, la cultura è progresso. Perché? Spiegatemi perché, è una domanda che faccio aperta a tutti quanti. Non possiamo avere il desiderio, non dobbiamo avere il desiderio di comunicare con gli altri, qualunque sia la nostra condizione sociale,
qualunque sia la società alla quale apparteniamo, e con società non intendo la società in senso di diritto commerciale, ma parlo in senso di convivenza tra gli esseri umani. Perché? Perché non viene data la possibilità di scambiarsi le notizie? Perché la comunicazione è controllata e molto spesso è gestita secondo criteri tutt'altro che democratici? Voglio farvi un esempio. In Svezia dal prossimo anno sarà ripristinato il servizio militare obbligatorio. Si è riaperta la corsa alla costruzione di rifugi antiatomici. È già qua. Dovrebbe qualcuno farsi qualche domanda. La notizia è quanto mai sospetta, come già in passato, visto che ogni volta che si è temuto per una possibile contrazione degli stanziamenti e delle spese per la difesa, ed ecco l'argomento del giorno, si moltiplicavano le notizie con riferimenti militari e si paventavano minacce da non meglio definiti nemici. Allora, una volta era l'URSS, oggi è la Russia. Per cui siamo andati dai Ghost Rockets, cioè dai razzi fantasma, ai sottomarini misteriosi, ma onestamente, quando si parla di rifugi antiatomici in Svezia, o gli svedesi sono a parte di cose che noi non sappiamo, o sono molto avanti con la sfera di cristallo, o non si capisce quale sia il motivo di contesa tra la Russia e la Svezia. Visto che tecnicamente i paesi non hanno contiguità territoriale e non hanno confini contesi, a quanto si sa, a meno che il tutto non sia con riferimento a tutta la movimentazione che hanno avuto le repubbliche baltiche in senso antirusso nell'ultimo periodo, vista l'adesione alla NATO, l'ospitalità data alle esercitazioni della NATO stessa, sempre crescenti in numero e in forze utilizzate. Forse, torno a ripetere, gli svedesi sanno qualcosa che noi non sappiamo, o semplicemente noi viviamo nella nostra beata ignoranza, sempre pronti a mangiare il nostro piatto di cibo preferito e sempre pronti a bere il nostro bicchiere di vino preferito, visto che siamo italiani, tra le altre cose, noi disponiamo di quanto di meglio la cultura enogastronomica mondiale abbia da offrire. Detto questo, volevo passare alla, mi scuserete, lettura, insieme a voi, di alcuni stralci dell'articolo che riguarda Leonardo. Quando parliamo di Leonardo in questo momento, non stiamo parlando di Leonardo da Vinci, che era un genio, è vero. E infatti qualcuno ne ha mutuato il nome, a buona ragione, sotto il profilo dell'inventiva, della genialità e dello sviluppo, soprattutto tecnologico, ma adonta di quello che Leonardo non vedeva come creazione bellica. Stiamo parlando di quella che era finmeccanica prima. Per la cronaca, finmeccanica come amministratore a Alessandro Profumo, un nome che dovrebbe ricordarvi qualcosa, visto che viene dal settore bancario. Abbiamo tempo addietro fatto una trasmissione sulla banca, non intesa come istituto, ma sostanzialmente come reputazione finanziaria. Vi ricordate qualcosa? Ecco, questo signore è ora presidente di Finmeccanica e ha nominato un nuovo amministratore delegato il 16 di maggio. Della cosa si è interessato perché normalmente se ne occupa come caporedattore inviato del Sole 24 Ore il dottor Gianni Dragoni, che è un giornalista per l'appunto di Sole 24 Ore, al quale sono state chieste delle cose ed è stato chiesto un parere su come valuti sostanzialmente le prime mosse di Profumo e Leonardo, visto che a quanto pare Profumo, quando si è insediato, ha chiesto, o meglio, si è aperto un lasso di tempo di 100 giorni per valutare come
come agire. La nomina presidente di Leonardo, a quanto pare, dura relativamente molto tempo, perché è un arco triennale. In questo arco triennale si deve dare ovviamente un'impronta commerciale, amministrativa all'azienda, che non è esattamente l'ultima del mondo, anzi, è molto all'avanguardia. Diciamo che il periodo dei 100 giorni, a quanto pare, mi ricorda molto il governo Berlusconi, quando disse: nei primi 100 giorni io farò questo, farò quell'altro, non farò questo, non farò quell'altro, visto poi come è andata a finire. Sembra che abbia sciolto qualche riserva per quanto riguarda il periodo di 100 giorni, cioè sostanzialmente avrebbe già fatto capire come si muoverà anzitempo. Secondo l'insigne giornalista, è una frase tattica per lavorare con minori interferenze. Ora, quando un presidente di un'azienda come l'ex Finmeccanica, ora Leonardo, potrebbe ragionare di interferenze, siamo messi abbastanza maluccio, perché quando si parla di interferenze in industria bellica sembra quasi che uno voglia poter disporre di una, come dire, possibilità più ampia dal punto di vista decisionale. E visti gli accordi che sono saltati, o le possibilità commerciali dell'azienda che sono saltate, a quanto pare anche la possibilità di vendere gli Aleni Aermacchi M346 Master, che erano nati già sotto legge da Finmeccanica, agli Stati Uniti o comunque in generale all'estero, mi lascia quantomeno perplesso. Potete porvi tutte le domande che volete al riguardo. L'M346, che quando è stato diciamo presentato all'inizio della sua progettazione, o meglio, quando la progettazione era già in stato avanzato ed erano pronti i primi esemplari per i test, era considerato da tutti un grandissimo prodotto. E in questo voglio diciamo vantarmi di essere italiano dal punto di vista del progresso tecnologico, se non fosse che queste macchine volanti sono estremamente affascinanti, ma hanno normalmente un tipo di destinazione. E quindi, quando vogliamo parlare di Italia che dovrebbe ripudiare la guerra, effettivamente c'è qualche piccolo tipo di riserva o quantomeno di conflitto intellettuale sulla cosa. Detto questo, l'ho appena visto come dire ridurre a un prodotto discreto, quando invece anche come addestratore biposto aveva delle caratteristiche per aiutare i piloti a prendere maggiore confidenza anche con macchine più potenti, più prestanti, rispetto a tutto quello che era presente fino a quel momento dal punto di vista dell'addestramento. E, per esempio, l'ex Finmeccanica, alias Leonardo, è di fatto fuori dai giochi nella gara più importante del mondo, non stiamo parlando di Olimpiadi militari, per 350 aerei e 16,3 miliardi di dollari. Pensare, secondo Dragoni, di vendere un aereo militare tutto straniero negli Stati Uniti è un azzardo. Lui fa delle considerazioni che sono basate chiaramente sulla sua conoscenza del mercato. A me viene da fare una considerazione dal punto di vista di un povero ignorante, quale io credo di essere. Leggete poi in questa mia affermazione quello che più vi pare e vi piace. L'M346 ha praticamente un gemello. Un gemello ce l'ha oltre Cortina. Perché parlo di oltre Cortina? Perché ovviamente sto parlando di Russia. Sembra, se ricordo bene, che i russi abbiano un aereo praticamente identico, spiccicato. Ora, spero che sia una di quelle cose sbagliate che dico più o meno apposta per essere beccato in flagrante,
smentito e soprattutto perché mi piacerebbe con questo attestare che i miei ascoltatori siano tutti attentissimi o magari profondi conoscitori di qualche argomento, onde magari poterli fare anche intervenire in trasmissione. Quindi mi apro anche in questo senso al pubblico. Lo IAC Stotrizze, cioè lo IAC 130. Quindi il fatto che secondo me Alenia Ermacchi abbia prodotto un buon aereo, Alenia Ermacchi fa parte di Finmeccanica, faceva parte di Finmeccanica, e non riesca a commercializzarlo negli Stati Uniti, e che questo aereo abbia un gemello oltre Cortina, mi fa pensare che quasi quasi tutte le alleanze che la nostra azienda di bandiera ha cercato di formare nel corso del tempo siano saltate anche per questioni di pressioni politiche da parte degli Stati Uniti, e quindi che da oltreoceano abbiano detto, visto che comunque la macchina non ha delle prestazioni ineguagliabili, o quantomeno c'è già qualcuno che ne fa una identica ed è sostanzialmente nemico d'elezione, o quantomeno avversario d'elezione, mi pare che suoni un po' particolare come cosa, quantomeno ci sono dei dubbi al riguardo. È un interrogativo che mi sono posto immediatamente. Quindi, che effettivamente, nonostante la bontà del prodotto, ci sia una valutazione di tipo speculativo sul fronte delle alleanze o quantomeno del dubbio sul fatto che l'Italia abbia giocato, come dire, a tenere il piede in due staffe, perché lo spionaggio industriale in questo caso mi sembra poco probabile. Io torno a ripetere, non sono un super esperto dell'argomento, però questa cosa mi è saltata un pochettino agli occhi. A questo punto mi stavo chiedendo, per l'appunto, cosa possiamo fare noi per aggirare in termini commerciali un veto di questo genere? Tra le altre cose, ex Finmeccanica controlla anche altre società, tipo la ex Westland, che adesso è Augusta Westland, che è una società britannica di origine e famosissima nel mondo per essere la creatrice di alcuni elicotteri, tra i quali alcuni anche in dotazione alle nostre forze aeree. Quando si parla di aeronautica militare, parliamo mediamente di aerei da combattimento, caccia, aerei d'appoggio tattico, bombardieri, eccetera, 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 eccetera. Ma in realtà noi abbiamo un'industria fiorente anche dal punto di vista degli elicotteri, sia civili che militari. E abbiamo un'aviazione dell'esercito che impiega gli elicotteri sia per supporto logistico che anche come mezzi controcarro, per esempio. Quindi a rinforzo della fanteria meccanizzata. Detto questo, il gruppo, quindi stiamo parlando di Leonardo o ex Finmeccanica, considera la Gran Bretagna come il secondo mercato domestico, perché facciamo entrambi capo al territorio europeo, visto che a quanto pare la Gran Bretagna o quantomeno l'Inghilterra tecnicamente è ancora parte, ma non è più parte dell'Unione Europea. E ha una presenza in territorio britannico di 7.400 dipendenti. Eppure, l'anno scorso, Leonardo ha preso uno schiaffone, perdonatemi il termine, dalla Boeing e dal Ministero della Difesa negli elicotteri. Questo per la sostituzione della flotta da combattimento, ove il governo britannico ha firmato un accordo con il governo statunitense per 50 elicotteri da combattimento AH-64E, meglio noto come Apache, o Apache come direbbe qualcuno, che quindi saranno prodotti da Boeing e non da Leonardo, ed è una commessa da 2,3 miliardi di dollari sfilata all'industria italiana in Gran Bretagna. Anche qui
Non vi sembra un po' strana una cosa del genere? Voi direte, no, nella normalità delle cose si va, come direbbe qualcuno gergalmente, da chi fa meglio. Dipende dal punto di vista. Allora, ci sono, come dire, diversi movimenti su scala mondiale, sia dal punto di vista dello spostamento delle truppe in concreto, che anche dal punto di vista dello spostamento degli interessi economici, anche e soprattutto nel mondo militare e nella difesa. Vuol dire che qualcosa purtroppo si sta muovendo verso direzioni alquanto negative. E nel migliore dei casi, visto che i vertici di queste aziende sono molto spesso provenienti dai vertici di altre aziende statali o parastatali, o che comunque hanno strettissime connessioni con la politica, mi viene da pensare che ci sia un grande gioco politico, strategico, che ha ovviamente dei riflessi in senso militare, da parte dei soliti alleati scomodi, che quindi in un modo o in un altro impongono le proprie scelte, o a chiare lettere, oppure utilizzando dei metodi, come dire, alternativi. Significa, ti tolgo le commesse, non ti faccio vendere più niente se non fai quello che voglio io. Ricordiamo che quando abbiamo avuto il referendum costituzionale in Italia, che è stata una sonora sconfitta per l'allora governo in carica, l'ambasciatore statunitense in Italia aveva dichiarato che qualora il risultato del referendum non fosse andato nella direzione sperata, ovvero della modifica brutale, radicale, stupro, come lo definì io in altre trasmissioni, della Costituzione italiana, gli Stati Uniti avrebbero potuto valutare, come dire, il rientro di alcune commesse o l'interruzione di alcune partnership strategiche. Qui mi verrebbe, non su scala militare ma su scala civile, da citare anche quello che si vocifera sia un accordo tra l'allora governo e la GSK GlaxoSmithKline, azienda farmaceutica colosso mondiale, un mostro che ha sedi anche in Italia, che stranamente, a quanto pare, sempre che sia vero quello che viene detto, è uno dei primi produttori di vaccini. Riusciamo a fare il paio e creare un ponte ideologico tra le due cose? Riusciamo a capire che in un modo o in un altro, per motivi economici o pseudotali, ci stiamo infognando? Che non siamo più liberi di fare quello che facciamo meglio? Che non siamo più liberi di essere italiani? Che forse dovremmo recuperare il nostro orgoglio di popolo e di nazione? Faccio riferimento anche ad un altro avvenimento. Ma quasi quasi, Ugo, cosa dici? Facciamo pausa con un brano musicale? Va benissimo. E poi andiamo sul discorso STX Fincantieri. Altra storiella dell'ultimo periodo. Vai. We'll be right back.
Bentornati alla nostra trasmissione Grilli per la testa, Marco Grilli in studio con la regia di Ugo. Super Ugo, grazie per esserci. No, guarda che non mi sono dimenticato di te, non è che all'improvviso non mi ricordo più come ti chiami, sarebbe un po' dura, eh. Sentimi un po', allora, dicevo, abbiamo lasciato tutti dicendo che avremmo parlato del caso STX Fincantieri, perché eravamo in argomento tecnologia italiana, Italia all'avanguardia, non per niente Fincantieri si è comprata il 66,67% di STX Francia dal Tribunale Fallimentare di Seul, pensate bene, per cui sostanzialmente siamo subentrati i coreani in pratica, e che sostanzialmente Emmanuel Macron, novello presidente della Repubblica Francese, si è inserito quasi a gamba tesa nella gestione degli asset di STX, sostanzialmente, e dell'assetto proprio anche. Brutto voltafaccia per l'opzione scaduta il 29 luglio. Aveva voluto nazionalizzare, seppure temporaneamente, i cantieri STX di Saint-Nazaire, rinnegando l'accordo raggiunto con il suo predecessore Hollande, con motivazioni pretestuose, sto citando letteralmente la rivista, quali la salvaguardia di interessi strategici e dell'occupazione e il timore di trasferimento del know-how francese alla Cina, già che l'Italia non era disposta a retrocedere comunque dall'aliquota del 51% indispensabile per assicurare a Fincantieri il controllo dell'impresa. Quindi, voglio dire,
alla faccia della correttezza, della trasparenza e soprattutto dello spirito sovranazionale che dovrebbe essere parte dell'Europa, quando tra le altre cose, ricordiamolo, l'Italia è stata tra i paesi fondatori dell'Europa. Non è che siamo gli ultimi arrivati. Tra le altre cose, l'italiano dovrebbe essere anche una lingua ufficiale in seno all'Europa. Perché all'epoca della comunità europea, ricordiamolo, l'italiano era una delle 6 lingue ufficiali. Tra parentesi, anzi, prima 4. Per cui, sostanzialmente, ancora una volta si sta rivelando una politica economico-sociale, ma soprattutto strategica, dannosa per quelle che sono le nostre relazioni con l'estero e soprattutto visto che la cosa viene da un paese che appena avuto delle elezioni dove l'ha vinta teoricamente il più democratico dei candidati e che comunque si dice grande europeista, o meglio, doveva essere un europeista, ma alla fine dei conti secondo me tanto europeista non è, perché uno che prevede sostanzialmente di allearsi sempre più in modo stretto con la Germania della Merkel. Tra le altre cose, pure lei sotto prossime elezioni, e non dà spazio anche ad altre realtà importanti, quale quella italiana, ecco uno dei motivi per i quali io dico che dobbiamo riprenderci la nostra sovranità, dobbiamo riprenderci la nostra coscienza di popolo e non fare la parte di quello che era il volgo disperso di manzoniana memoria. Vi invito ad approfondire l'argomento perché economicamente e politicamente molto interessante, che si inserisce comunque in un quadro generale decisamente più ampio, sempre dove sotto comunque soffia vento di tempesta, soprattutto da parte oltreoceanica. Siamo quasi in chiusura. A questo punto, permettetemi di fare un cenno ad una delle novità di Saiuz. È stato finalmente collaudato il nostro nuovo Media Center. Potete entrare nel sito su www.saiuzmedia.it. E usando come username ospite e al posto della password lasciare libero, potete poi darci delle opinioni su quello che avete visto, su come vi paia e se fondamentalmente funzioni tutto regolarmente, questo perché vogliamo che la nostra radio che è a vostra disposizione sia tanto interattiva da permettervi anche di esprimere delle opinioni e di coinvolgervi sempre maggiormente, e quindi vorremmo un vostro feedback. Detto questo, chiudo la trasmissione con una notizia che fa molto dispiacere, per non dire che fa proprio male, che non ha nulla a che vedere con la difesa e col settore militare o con gli armamenti, ma che riguarda la scomparsa della bimba di 4 anni che si è spenta a Brescia dopo 48 ore di coma, iniziato tra le altre cose praticamente l'ospedale di Trento, della quale la bimba era originaria, per un caso di malaria, uno dei due casi a quanto pare di malaria, fenomeno che in Italia, secondo qualcuno, non si vedeva da 30 anni. Fatalità, la bambina era appena stata vaccinata. Ora, e qui cito Lucilla Vazza del Sole 24 Ore, che nel suo articolo dice: rischio isteria. Perché nell'Italia degli isterismi collettivi no-vax, delle paure irrazionali, della furia anti-migranti, un caso eccezionale e doloroso come questo può diventare altro che un fatto di cronaca. Perché la malaria puzza di povertà, di paludi e periferie degradate, di umidi tristi tropici. E se una bambina come tanto, una piccola italiana in vacanza a Bibione, si infetta, è come se ci scoprissimo d'improvviso tutti vulnerabili. Quella bambina con la frangetta sorridente
con la famigliola siamo noi. Allora, sappiamo bene, dice la giornalista, che la malattia è diffusa prevalentemente nell'Africa subsahariana, in Asia, nell'America centrale e meridionale. E dice, secondo Massimo Galli, che è il vicepresidente della Società di Medicina Infettiva e Tropicale, SIMIT, professore ordinario di malattie infettive all'Università di Milano, un caso del genere va inquadrato in quello che è un'eccezione particolarmente dolorosa, perché la piccola ha contratto la forma cerebrale che soprattutto nei bambini può portare alla morte. Grazie, questo l'abbiamo capito. Si potrebbe trattare di un caso di malaria autoctono, è trasmesso da zanzare nostrane, scusate, le Anopheles, poco diffuse ma ancora presenti, soprattutto nei tratti costieri. Sarebbe il primo caso dal 98 quando si presentò a Grosseto un caso di contagio autoctono. La piccola è stata colpita dal plasmodio di tipo falciparum, comunissima forma malarica nei paesi tropicali. È bassa ma non improbabile la possibilità di contagio da valigia, cioè portata da persone infettate dal plasmodio di ritorno da paesi dove ancora la malattia è presente. Sarà da approfondire, visto che sono state aperte due inchieste, una a Brescia e una a Trento, se effettivamente, e speriamo che venga veramente chiarita questa cosa, si tratti di un caso di malattia contratta e trasmessa purtroppo, sfortunatamente, alla bambina, o se e quindi che la malattia abbia fatto il suo corso indipendentemente dai vaccini, o se effettivamente i vaccini, in un modo o in un altro, abbiano contribuito a renderla più vulnerabile sotto questo profilo. Non traccio giudizi, non li trancio, lascio aperta la domanda a tutti quanti. Detto questo, sono le 18:52, è ora che vi saluti, è volata anche questa trasmissione. Grazie Ugo ancora, grazie a Rosario, mitico fondatore e regista di Saiuz, e grazie a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione che ci avete dato una volta ancora. Vi abbraccio, ci sentiremo presumibilmente, anzi sicuramente, martedì prossimo alla stessa ora. Buona settimana!